Buongiorno ragazze, allora vi faccio il video sulle mie, sì, ho ancora gli swatch del video di prima, ma vi faccio il video sui, ce la posso fare, sui miei profumi estivi e sulle acque corpo estive. Allora, se avete già visto quelli dell'anno scorso, io non so se i profumi sono gli stessi, forse c'è qualcosina in più, però ragazze sappiate che in linea di massima ultimamente non ho comprato profumi, quindi insomma, non so quanto abbiate già visto. Fatto sta che comunque, vabbè, racimolo tutto insieme, quello che sto usando in questo periodo ve li faccio vedere. Capirete perché non ho comprato né acque corpo né profumi ultimamente, perché ce ne ho da vendere io praticamente. Allora, partiamo con i profumi. Il primo che sto utilizzando, anzi, ne ho uno nei prodotti finiti che ho utilizzato fino a poco tempo fa, che è il Today di Avon, che però appunto sta di là al flaconcino vuoto nei prodotti finiti, che come profumo primaverile molto fiorato e mi piace tantissimo, quindi insomma ve lo volevo comunque menzionare. Un altro che mi accorgo che la viola fa sempre parte della mia primavera, poi che sia di Vrochet, dell'Erbolario, insomma, però è una profumazione che mi piace molto. Io quest'anno ho questo qui dell'Erbolario e lo sto utilizzando veramente con molto piacere. Poi vado veloce ragazze perché sennò veramente diventa un video infinito. Sto utilizzando questi profumini che erano di questa collezione qua di Avon che era uscita qualche tempo fa, non so se si vede bene. Comunque erano questi qui che li davano 15 euro 3 e io appunto ho quello al bergamotto selvaggio, ragazze, Wild Bergamot, che infatti come potete vedere sta, che nonostante sia, cioè in genere gli agrumati li utilizzo d'inverno, ma questo è molto fresco, mi piace tantissimo utilizzarlo in questo periodo. Poi oddio, non lo leggo, c'è il riflesso. Il Blushing Raspberry, l'ho letto dalla scatola, faccio prima perché ragazze sono un po' trasparentini, vedete, non è che si vedono benissimo. Comunque questo qua, Blushing Raspberry, eccolo qui, così lo vedete bene. E poi il Blooming Lotus, questo loto è molto particolare, lo trovo veramente particolare e molto buono. Mi piacciono comunque tutti e tre, questo assomiglia anche un po' a quello tipo more e muschio che si trovano, no, nelle profumerie. E il terzo appunto è il Blooming Lotus, che è questo qua. E anche questi li sto trovando assolutamente buonissimi, freschi, cioè floreali, però comunque molto freschi e per la stagione mi stanno piacendo tantissimo. Poi questo che ce l'ho nel cuore, ragazze, è il Wonder di Fior di Magnolia. Questo me lo porterò a vita nel cuore perché è quello che ho utilizzato il giorno del mio matrimonio, quindi ogni volta che lo metto ritorno a quel giorno lì. Nonostante sia abbastanza talcato, io lo trovo comunque floreale, quindi comunque adatto all'estate, cioè comunque abbastanza fresco per l'estate. È esattamente il dupe della Petite Robe Noire di Guerlain. È di Guerlain? Sì, mi sembra di sì. E sì, io con i profumi, quelli di grandi marche, cioè non ne vedete mai perché non ne uso praticamente, costano troppo per le mie tasche. Fatto sta che questo di Fior di Magnolia ho anche un backup ed è meraviglioso, io lo adoro, cioè se avete modo prendetelo, anche perché costa, io l'avevo preso l'ultima volta, l'avevo preso in offerta addirittura 3,50 euro, ma credo costi sui 5 euro, quindi non è una spesa così, insomma non è che vi svenate per prenderlo. Poi un altro profumo che mi piace tantissimo, io ritengo che sappia proprio di mare e che mi piace tirare fuori ogni anno, è Acqua di Mare for Woman. Questo qua si trova al Carrefour. E niente, ha questa profumazione molto fresca, a me piace tantissimo. Certo, vi devono piacere un po' quei profumi tipo Fiore dell'Onda di Erbolario, cioè molto, viene da dire acquosi, ma che sanno molto di mare, non a tutti piacciono per esempio, quindi insomma. Se avete modo di sentire il tester, sentitelo prima. Poi finiamo con i profumi e poi andiamo con le acque corpo. Un altro che ho ritirato fuori, anche questo mi piace tantissimo, anche se questo è più intenso, sinceramente, è il Bifan di Avon. Scusate, questo qua. Anche questo era uscito l'anno scorso e ne erano usciti tre: quello arancione, quello viola e quello fucsia. Io ho preso questo qua che è molto, molto buono. Anche questo. Ripeto, è sempre fresco, però è più intenso, ci noto una nota più intensa. Adesso ragazzi, io poi non ho sotto mano le note appunto di testa, di cuore, eccetera, eccetera, però mi piace un sacco. No, non saprei dirvi a cosa assomiglia, perdonatemi. E poi l'ultimo, che invece vi so dire a cosa sa, è questo qua che non sarà difficile dirvelo, è a quello al Monoi di Yves Rocher.
Io ci sento in questo profumo qui anche la vaniglia, il cocco. Questo per l'estate, cioè io è il terzo che compro in 3 estati, cioè ogni estate lo ricompro ed è fantastico, è di Rocher, non so se l'ho detto, ha la confezione azzurra col fiore di Monoi bianco sopra, incartonato insomma, e è meraviglioso questo profumo. Io lo amo e per me è proprio, cioè l'estate è questa roba qua. E quindi questo. Poi andiamo alle acque corpo, le prendo, eccole qua. Allora, la prima è di Avon Naturals che io comprai l'anno scorso e tenni come scorta e quest'anno però ho intenzione di utilizzarlo. Si chiama Escape ed è al cocco, coconut e star fruit. Quindi cocco e fiore di stella. In francese è carambol, quindi carambola. Ragazze, non lo so. Fatto sta che è questo qua. Cioè, in effetti c'è proprio disegnato un fiore a forma di stella. Comunque questo qua ed è buonissimo. Ha un profumo meraviglioso. Poi, l'altra acquacorpo che voglio utilizzare assolutamente è questa di Victoria's Secret, che è la Coconut Passion. Come vedete il cocco fa comunque sempre parte della mia estate. Anche questa è buonissima. L'unica cosa che ho da dire su questa acquacorpo è che non è durevole, non dura tantissimo e sinceramente per quello che costa dovrebbe durare un po' di più, però comunque a me è stata regalata e sinceramente, vabbè, a parte il packaging super, super elegante, però è comunque molto buona, ecco, quindi voglio smaltirla. Poi ho ritirato fuori queste due di Tesori d'Oriente. Allora, questa che già sta abbastanza tirando le cuoia, ragazze, sono più di metà, se notate, ed è all'ibisco e carcadè. E anche questa è molto buona, anche questa le trovate al Carrefour, quindi insomma dategli una sniffata se le trovate, sono veramente ottime, costano tipo 3 euro l'una, cioè costano veramente molto poco. E l'altra, sempre un po' come l'acqua di mare, il profumo acqua di mare, è questa qua al fior di sale e loto, e questo è Perfetto Dupe, come in realtà un po' anche questo qui, appunto del fiore dell'onda di l'erbolario, però questo costa molto meno. Ha questa profumazione molto fresca di acqua di mare e insomma niente, di acqua salata e niente, quindi questa qua. L'ultima che vi faccio vedere, purtroppo il tappo mi è rimasto nella borsa, scusate, però anche se è di un'edizione invernale che io ho presi appunto quest'inverno, era l'edizione natalizia di Bath & Body Works, però la sto utilizzando adesso perché è una profumazione sì vanigliata, però ci trovo comunque una nota fresca e quindi, ripeto, la sto utilizzando in questo periodo. Sto parlando della profumazione Snow Kissed Sugar, che appunto, vabbè, fa specie vederla adesso perché tutti i fiocchi di neve ci sono fuori in 31 gradi, però insomma io la sto utilizzando in questo periodo e quindi, vabbè, ve la faccio vedere in questo periodo. Scusate, guardo l'ora perché voglio uscire. E niente, comunque questa qua è buonissima. È un po' vanigliata, nel senso che mi ricorda un po' il Pink Sugar. Cioè zuccherosa, ecco, infatti appunto si chiama Sun-Kissed, no, Sun-Kissed è il mio nonno, Snow-Kissed Sugar, però ripeto, non la trovo una fragranza invernale, la trovo una fragranza primaverile estiva. Poi ragazze, chiaramente, cioè io vi dico quello che sto utilizzando io in questo periodo, poi è assolutamente soggettivo, cioè ognuno di voi con i vostri profumi fate come cavolo vi pare. E niente, questi sono comunque i profumi e le acque corpo che sto facendo girare, con intenzione di far girare a rotazione. Spero di esservi stata utile, spero comunque di avervi intrattenuto. Scusate se non vi faccio vedere chissà quali cose nuove, ma ragazze, come potete vedere sono ben fornita, cioè non vado di certo a comprare altri profumi. Io vi mando un bacione enorme, ma e ci vediamo al prossimo video. Ciao!